grazie a tutti. E allora siamo in chiusura di questo spettacolo, e prima di fare Le radici e le ali, che normalmente apre questo spettacolo, e siccome, come dicevo all'inizio, il teatro civile è cosa bella anche perché ogni sera è diversa, ma è diversa anche per noi, e non soltanto per voi, è diversa per tutti, perché deve essere diversa per tutti, ce la facciamo andare bene così. E però noi ci dobbiamo alla fine salutare dicendo una cosa importante: perché siamo qua, perché vogliamo ricordare i valori della resistenza, perché c'è il 27 di gennaio, il 25 di aprile, perché ci sono tutte queste date, perché c'è il 27 di gennaio e oggi ci ricordiamo in questi giorni il giorno della memoria della Shoah. E voi che fate il 28? Tutti a casa. E il 29? Che si fa? E il 30 che si fa? Il 1 di febbraio? Niente. È finito il ricordo. E il 25 aprile che si fa? Tutti in piazza. E il 26? Tutti in montagna. Ma non con le armi. Con i sì. Il 26 tutti in montagna con i sì. Cazzo. E dura è dirvelo, Pa! Vi arriva bello forte, bel pugnone, bello. Pau! E il 21 di marzo, quando ci ricordiamo la memoria di tutte le persone uccise dalla mafia, 22 anni fa. Andiamo in vacanza. La memoria è come un film in bianco e nero e a volte viene nascosta, chiusa chiave nei cassetti della storia. Ma altre volte quella memoria torna e ritorna e lascia delle tracce. Ma non è memoria buona per l'anniversario, per tutte le stagioni. Buona per le parate militari, per finti applausi, buona per politici con la bandiera italiana in mano, l'ipocrisia nel cuore. È memoria viva. Quotidiana. Un impegno civile quotidiano fatto di piccole cose, di gesti, di atti pubblici e soprattutto di parole. Io racconto una storia a te, tu la racconterai ad altri figli, ad altri amici, e fino a quando queste storie avranno gambe per camminare, queste storie non moriranno mai. Quando qualcuno di voi si stancherà di raccontare, queste storie moriranno due volte. Con le persone e con ingiustizia. Ci hanno chiamato i gendarmi della memoria, anzi, GP. Non lo nomino perché dicono che porta sfiga. GP. GP che ha fatto un bellissimo libro per se stesso e per Mondadori, che ha venduto 1,5 milioni di copie. Siamo molto contenti per lui, per il suo conto corrente. Un po' meno per la storia. Il conto corrente di GP è aumentato, la storia invece è diminuita, si è ristretta. GP ci ha ricordato che c'era un gruppo di partigiani che dopo il 1945 andava in giro ad ammazzare i fascisti. Però ci era ricordato di tutto quello che era accaduto prima, della strage di Sant'Anna di Stazzima, di Vinca, di Fivizzano, di Mazzabotto, delle fosse ardeatine, no, solo per citarne alcuna memoria, 40.000 morti. Si era dimenticato che c'era stato qualcuno che aveva trovato un armadio nel 1994 e aveva ritrovato 675 fascicoli, e un registro con 2.273 voci che annotava tutto, tutte le stragi avvenute nel 1944 e le avevano archiviate per 50 anni. Si era dimenticato di raccontare gli anni della fame, dove le città erano rase al suolo. Si era ricordato un pezzo, così,
secondario della storia italiana. Ma noi siamo quelli che hanno deciso di stare da una parte. Siamo quelli che non abbiamo cambiato bandiera per vendere qualche libro in più. Pensiamo, cioè, che il peggiore dei partigiani stava comunque dalla parte della democrazia e il migliore dei repubblichini di Sarò era alleato dei nazisti responsabili dello sterminio pianificato di milioni di ebrei e di oppositori politici. Quelli, anche qui a Nova Milanese, lo dico perché lo possano sentire tutti, basta con questa storia che i partigiani e i fascisti debbano essere panificati. Basta. Non la vogliamo più sentire. Anzi, quando qualcuno la dice, abbiamo il dovere di dirgli che quello è un fascista. Gli diamo il nome. Ognuno ha un nome. Io mi chiamo Daniele. Si chiama Michele, Sandro, Marino, e loro si chiamano fascisti. Gli diamo proprio questo nome qua. Non parliamo con voi perché siete dei fascisti. Allora ci hanno detto, per esempio, che la resistenza oggi è un valore obsoleto, è un valore vecchio, è un valore antico. E invece per me la resistenza, per noi, è qualcosa ancora di vivo. E vive, per esempio, tra tutti quei ragazzi che lottano tutti i giorni nei campi confiscati alle mafie e che lavorano per i prodotti di Libera. La resistenza passa dalle mille resistenze che tanti piccoli circoli dell'AMPI, l'Associazione Nazionale dei Partigiani, continua ad apparire in tutti i luoghi d'Italia e ogni tanto si vedono persone che hanno 17, 16, 15 anni e sono persone nuove di altre generazioni. Oppure ci sono associazioni, tante, oppure ci sono persone. E io vorrei citare due vostri concittadini che ho avuto il piacere di conoscere e sono felice di essere venuto qui a Nova Milanese, anzi sono molto orgoglioso, perché in questo lungo viaggio delle strade, come dice Marino, ho incontrato Laura Tussi e Fabrizio Caccolici. Vorrei che applaudisse il pubblico, perché loro non paga nessuno. Chi glielo fa fare? Fanno un lavoro e poi fuori dal lavoro tutti i giorni fanno memoria, e l'hanno fatto con l'aiuto dell'amministrazione comunale di questo paese chiamato Nova Milanese, perché il comune si è fatto carico insieme ad altri comuni dell'Interland milanese, insieme al comune di Bolzano, pensate, di mettere insieme una rete di persone, e di andare in giro per l'Italia a raccontare che cos'è la memoria, cos'è la resistenza, cos'è la Shoah, da punti di vista diversi. È una cosa importante, e queste sono le piccole, straordinarie resistenze, quelle che sono state iscritte dentro nella nostra Costituzione. Perché la Costituzione è la nostra carta, sono i valori scritti, la più bella d'Europa, la nostra Costituzione. Piero Calamandrei diceva: quando io leggo nell'articolo 2 l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, quando leggo nell'articolo 11 l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà di altri popoli, quando leggo nell'articolo 8 che tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge, oppure quando leggo nell'articolo 5 che la Repubblica una ed indivisibile riconosce e promuove le autonomie locali,
o quando leggo nell'articolo 27 che non è ammessa la pena di morte. Sento grandi voci lontane, grandi nomi lontani, ma sento anche umili nomi e voci recenti. Dietro ogni articolo di questa Costituzione voi dovete vedere giovani caduti combattendo, fucilati, impiccati, torturati, morti di fame nei campi di concentramento, morti in Russia, in Africa, morti per le strade di Milano, per le strade di Firenze, che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa carta. No, non è una carta morta. Questo è un testamento. È un testamento di 100.000 morti. Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove vennero impiccati, dovunque morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, lì è nata la nostra Costituzione. Piero Calamandrei, grazie. Thank you.
Marino, Ciano e Severini dei Gang, Michele Fugello, Alfa Sofono. Grazie a tutti. Daniele Piacchesi. Grazie. Grazie al comune di Nova Milanese, grazie a tutti ancora. Ciao a tutti, buona fortuna. Ciao.